che adesso da raccontare. Stiamo giocando veramente bene. Trova poi Cacic il modo di andare a rimbalzo, si guadagna due tiri liberi, quarto fallo per gli Stati Uniti. Standing ovation per Basile, veramente si stanno alzando tutti in Claudio, piedi. Claudio applaudi Gianluca Basile, giustamente, tutti in piedi veramente. Per il campione di Ugo di Puglia, 25 punti per lui. Attenzione però, Roberto Cacic in lunetta. Sbaglia il rimbalzo di Okafor che è in campo in questi ultimi 4 minuti di gioco. Anche questa è un'infrazione di passi di Iverson non fischiata. Lo tiene il Poz e poi Cacic gli sporca il pallone. Hai detto Iverson, Poz, non capisco quale Iverson, non capisco quale Poz. Spiegami Francesco. Questa sera possiamo davvero permetterci di indugiare in cose di questo tipo. La palla sotto, arriva il fallo di Galanda, fischia la Monica. Due tiri liberi per Lamar Odom che è andato all'aggancio mancino. Andiamo a vedere per Giacomo Galanda il terzo fallo, secondo fallo di squadra per l'Italia. Assegno il primo tiro libero per Lamar Odom. E Iverson parla con gli arbitri, brontola, protesta, ce l'ha un po' con tutti. Punteggio di 8-2-6-3 in questo momento. Esce il secondo, passi anche di Okafor che forse salta col pallone tra le mani in questo istante. Bravissimo Roberto, ha messo il corpo e poi va a perfezionare il recupero, il post ha impedito il tiro di entry. Bravissimo Roberto, bravo. Intanto in campo il Bullo per gli ultimi 4 minuti di gioco. Bulleri, Pozzecco, Galanda, Cacic e Soragna, ci giochiamo un sogno, battere gli Stati Uniti. Polliciato, andiamo per il tiro di Soragna. Soragna si prende la linea di fondo e subisce il fallo di Emeka Okafor, protagonista assoluto della vittoria di Connecticut alle Final Four in serie l'anno scorso. Per lui 17,6 punti a partita. Qui però arriva il fallo numero 5, vuol dire che Matteo Soragna va in lunetta. E sono due tiri liberi per noi, come hai detto Francesco. Gli Stati Uniti al bonus, penso dobbiamo cercare di sfruttare anche questa occasione. A segno Matteo, non trema la sua mano in questo frangente. In silenzio attendiamo il secondo tiro libero di Matteo Soragna a 3.47 dal termine. Secondo gli esce il rimbalzo di Odom e c'è il fallo di Galanda. Però ci stiamo andando a rimbalzo, ci stanno anche questi falli, sono falli che vengono dalla voglia di fare. Terzo fallo di squadra, quarto fallo per Galanda, quattro falli anche per Basile che è in panchina. Miglior marcatore italiano con 25 punti, 22 per Galanda, se ne va, Soragna in contropiede, lo tiene Odom, solo in virtù di una velocità di piedi superiore. Peccato. Non riesce a controllare il pallone Cacic, passaggio di Iverson per Wade, tanto sale alta la difesa e il pressing Stati Uniti. Sul punteggio di 83 a 65, qui il Bullo miracolosamente mantiene il controllo del pallone. Si va dal Poz che batte Iverson in penetrazione e va a segnare in sottomano un altro canestro e poi l'inchino al pubblico della Köln Arena. E adesso l'idolo è lui, non è Allen Iverson, Claudio. Adesso proprio di no, adesso chiederanno le magliette sue. Devono cambiare in fretta e furia le stampe delle magliette che si vendono qui alla Köln Arena. Togliere quella numero 4 degli Stati Uniti e mettere quella numero 9, azzurra Italia. Dalla lunetta Gianmarco a segno anche il tiro libero, altri tre punti per lui, altri tre punti per l'Italia. Pozzecco va a quota 9, Italia 86, Stati Uniti 65. Francamente mi sembra di avere le allucinazioni. Gioco fermo, c'è un alto contatto, due tiri liberi questa volta per Lamar Odom, cercato spesso nelle ultime fasi di gioco, può fare molto male. Odom era stato addirittura paragonato a Magic Johnson all'inizio della sua carriera. Sì, forse un po' troppo, comunque fisicamente devastante questo ragazzo, perché è proprio il fisico del giocatore di basket, abbastanza magro, lungilineo, con le braccia molto lunghe, veramente un grosso prospetto. In lunetta ancora Odom per il secondo tiro libero. Sbaglia anche il secondo, rimessa Stati Uniti. Mentre mancano 3 minuti e 2 secondi, 21 punti di vantaggio Italia sull'86 a 65.
Il sguardo di Bill Walton diceva davvero molto. Claudio, sei girato, come a dire, ma mi avete raccontato delle frottole. Ma non solo lui, vedo anche proprio la panchina degli Stati Uniti, hanno delle facce che non sono molto, sicuramente molto contente. Anthony, ancora Odom, difende molto bene Soragna, poi il pallone, rimessa azzurra, rimessa Italia, rimessa Italia. Sta veramente giocando bene, con grinta, con decisione. Allora andiamo a vedere qualche statistica. 19 vittorie, 0 sconfitte negli Exhibition Games, 69 vittorie, 3 sconfitte in ogni competizione con giocatori NBA in campo per gli Stati Uniti. Adesso 2:43, l'Italia in vantaggio di 21 punti contro la squadra allenata da Larry Brown. 21 punti e 2 minuti e 34, quella che sarebbe solo la quarta sconfitta nella storia per una squadra formata da giocatori NBA. Quindi tanto peccato, il bullo pesta la linea laterale. Sì, ha messo il piede fuori, però ci stava. Abbiamo anche questa azione, è stata buona. C'è un infortunio. Odom penso stia perdendo un po' di sangue, è stata un po' la botta che ha preso da Matteo, involontaria sicuramente, però anche lì è stata una dimostrazione che due giocatori che sbattono, uno dell'Italia, uno degli Stati Uniti, quello per terra e quello degli Stati Uniti, stanno giocando veramente in maniera decisa, molto molto decisa. Quintetto azzurro con Kjačić, Soragna, Galanda, Pozzecco e Bulleri. Basile ancora in panchina con 4 falli, come lui Galanta, tutto in campo, recuperato un altro pallone, Stati Uniti con Iverson, Wade, Jefferson, Anthony e Okafor, ma avanti di 21 c'è l'Italia, qui intanto è arrivato da dietro come una pantera Iverson a rubare palla, poi in qualche modo Azzurri ancora in possesso di palla, Claudio. Sì, c'è stato un raddoppio, è arrivato Iverson da dietro, Bulleri non l'ha visto, però ci siamo salvati con una palla. Con una palla a due, io penso che oggi gli Stati Uniti più delle altre volte abbiano dimostrato che fanno veramente fatica contro la difesa zona, non ci hanno capito niente per 30 minuti, hanno fatto fatica, hanno continuato a giocare un gioco monocorde fatto solamente di alcuni principi di penetrazione scarica, cercando un po' il post alto, il post basso, ma senza un sistema di gioco offensivo contro la zona importante. E sicuramente gli mancano anche dei tiratori, io non vedo tra questi giocatori un tiratore vero, un tiratore che come potrebbe essere Reggie Miller, quei tiratori che se sono in giornata si caricano, tiratore potrei di dire striscia, scusa, anche. Esattamente, tiratore un Gianluca Basile gli un manca. Gianluca Basile, benissimo, tanto dietro schiena il posto per Galanda, ormai siamo davvero al delirio, la Colna Arena, il contatto molto molto duro tra Wade e Galanda, la rimessa è Italia, intanto Galanda mostra la monica, il segno sul braccio. La palla è andata a volta, ha fatto un bel passaggio. Rimessa con Soragna, tanto esce mancano dal 9 blocco, secondi. 9 secondi, 8, 7, Pozzecco su Iverson, Pozzecco su Iverson, mezzo alle gambe, buono lo scarico, 3 secondi, Galanda, si prende il tiro e lo mette, anche questo, per Jack Galanda, 8, 9, 6, 5, anche questo per Jack Galanda. 1:38, noi ancora non abbiamo cominciato a dire partita chiusa, forse dovremmo cominciare, non lo facciamo per scaramanzia, Claudio. Così bravo, io ci credo abbastanza a queste cose, anche se effettivamente siamo sopra di 21 punti. E 8-9-6-8, Bulleri, Pozzecco, e adesso ci sono gli Olè, arriva la stoppata di Okafor su Kjačić, un po' morbido il movimento del centro del Monte Paschi, intanto schiacciata per terra dove non c'è nessuno per Carmelo Anthony, il Poz, la palla per Ghiaccione, la palla per Ghiaccione del Poz, alza le braccia Galanda, le alziamo anche noi, Italia 91, Stati Uniti 68. A questo punto possiamo dire, per la quarta volta una squadra formata da professionisti NBA perde e la quarta sconfitta viene inflitta agli Stati Uniti, mentre va a segno Iverson e la infligge a Team USA la splendida Italia di Charlie Recalcati. Francesco, questi sono dei giocatori NBA veri, non come in passato ci potevano essere qualche giocatore universitario, tutto questo sono veramente, basta guardare il roster che hanno, sono dei giocatori formidabili, per cui non cerchiamo di sottovalutare o sminuire questa vittoria grandissima. Bello questo abbraccio di Dino con Basile. All'Olimpiadi sarà assolutamente tutta un'altra cosa, Team USA giocherà in un altro modo, ne siamo assolutamente